Ma in questa ricetta non ci metti il limone, eh? No, chef, perché quando non c'è il limone c'è lo zenzero. Buono, ma dimmi una cosa, che fai dopo mangiato se non ci sta lo spazzolino? Te lo dico io, mastichi Degam. Così finiamo con un bel sorriso. Fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam. Da JB Cars, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, questa introvabile F-Type SVR. Nuovo colore, Jola Green, il nuovo verde inglese di Jaguar Land Rover dell'anno 2023, soli 7.000 km, una vettura che presentiamo a 105.000 euro, IVA esposta, IVA compresa, ancora con i 5 anni di garanzia ufficiali della casa. La trovate sul sito jbcars.it. Solo da Kimoto, Moto Guzzi V85, parco stampa chilometri zero a 9.900 euro. Non fatela scappare! Scegli DR da Fassina, via Grassino 98 a Milano. Ciao a tutti, sono Alessandro Motoway, sono qui per presentarvi questa fantastica Z650 RS, colorazione 2022, moto nuova ancora da immatricolare, a un prezzo incredibile di 6.990 euro più immatricolazione. Cosa aspetti? Non fatela scappare, ti aspettiamo in Motoway. Fassina presenta Link & Co 01 1.5 benzina 143 cavalli con soli 29.000 km all'attivo full optional a 24.900 euro. Per la tua auto scegli Fassina. MT07 2024 in tutte le colorazioni, c'è una promozione che vi dà 1.000 euro di vantaggi o sul ritiro del vostro usato oppure come accessori in sconto. Venite Motor Times, Saronno e Legnano a trovarci quando volete. Evocomp Composites produce parti custom e aftermarket in fibra di carbonio per moto Ducati e non, e ti presenta la sua protezione in carbonio per panigale di 4 con scarico Acra. Per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu. E offertona anche sulla nuovissima Transalp, che potete acquistare solo da Motostar al prezzo di 10.000 euro franco concessionario. Non fatevele scappare! Ciao, sono Andrea del concessionario Medeomoto. Ho qua davanti l'SRT 800SX nuova, full optional, a un prezzo imbattibile di 9.590, monte di serie, paramotore, cavalletto centrale, manopole riscaldate, sella riscaldata, 1.800 di cilindrata, che eroga 92 cavalli, il tutto qua a 9.590 euro, vi aspetto per vederla insieme. Ragazzi, ciao a tutti e benvenuti, grazie per essere con noi. Ezio Gianola vi ha scatenato già da questo pomeriggio, strafelice, grande Ezio. L'ho chiamata con nome della foto di storia storica, Bob Gianola, perché dai, è un nome che è rimasto grande. Bello, 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 dai. Come va, Ezio? Bello, bellissimo, bel ricordi con Bob Gianola, bisognerebbe rifarle, ma... Bob, non c'è più il grano, non ho fatto più niente. È vero, hai detto la cosa giusta. Magari è uno dei temi che trattiamo stasera, dopo aver visto la livrea dell'HRC, ne parliamo anche di quello, perché non è l'unica livrea in crisi di adesivi grossi, no? Però Ezio, hai detto la verità. Quando mi dico, ma perché non fate più griglia come... Eravamo in uno studio che adesso non esiste neanche più. Telenova l'ha venduto dopo l'ultima nostra puntata, l'ha chiuso, no? L'hanno spettato. Cioè, distrutto tutto. È cambiato il mondo, ragazzi, è cambiato il mondo, e per fortuna che c'è la tecnologia che ci permette di collegarci, Ezio da casa sua, io da uno studiolino, e riusciamo a stare insieme a voi, no? E anzi, con maggior continuità, perché noi più o meno tutte le sere siamo qui a rompervi le palle, per cui da un lato ben venga questa cosa. Ezio, innanzitutto chiedo come va la vostra attività pre-stagionale, siete pronti a partire con le vostre... Guarda, il settore giovanile in Spagna piange per noi italiani, perché siamo anche lì abbastanza scarsi, perché come sai, per andare a fare un CEP Moto 3, Moto 2 ci vogliono 200 cucuzze, e gli italiani che corrono siamo in 7-8 in tutto, io ho Volpi, Rato, un altro ragazzo, ma cioè, alla fine prezzi si alzano, ma cioè, come si fa ad andare a correre con questi prezzi? Cioè... sì, ci metti la buona volontà e tutto, però ormai siamo diventati proprio pochi, e sta meglio l'estero di noi, non so per che motivo, ma loro arrivano tra l'altro molto in là, tutta gente, turchi, Indonesia, Malesia, Australia,
c'è più quella roba lì. Ormai noi qua, francesi, spagnoli, vabbè, ce ne sono da buttare via, anche perché sono sempre convinto che loro un po' espeleta anche nel CEV per tenere in piedi un campionato che è il campionato per arrivare al mondiale, secondo me gli dà una mano, perché certo, è un campionato che se passi di lì, Moto2, Moto3, le moto più o meno sono quelli, il team del mondiale, i primi tre, due o tre sono sempre gente che va forte e sono sempre quasi di loro, e noi quelli che abbiamo sono nel mondiale, quindi però partiremo la prima gara quest'anno e dopo secoli la facciamo nel campionato europeo mondiale junior CEV tutto insieme, e il 21 aprile a Misano, quindi una tappa dove vedremo qualche ragazzo italiano, speriamo delle wild card che vengono anche dalla federazione, e lì speriamo di farci valere. Io c'ho Rato e Volpi, spero in Moto2, che e stiamo tirando su. L'anno scorso abbiamo fatto esordire Rato in Austria e a Barcellona, però facciamo fatica, capito? C'è gente come Casadei che ha vinto il mondiale Moto E, l'hanno preso infatti, vabbè, in Moto2 mai fatto bene, farà il CEV per rilanciarsi come Surra e qualcuno in Moto3. Quindi anche lì, insomma, si fa una gran fatica. Figuriamoci di là. Esatto, l'importante è noi cercare di non mollare Ezio, perché bene o male tu nel tuo, io nel mio, cerchiamo di trovare. Ma noi siamo appassionati, Franco, sì. È ancora la passione che ci tiene in piedi, perché io non so come mai, penso che anche tu la pensi come me, ma come mai stavamo meglio quando non avevamo niente? Cioè adesso sembra che c'è tutto ma non abbiamo più niente, 100.000 cose, moto che fanno paura, che vanno 400 all'ora di qua di là di giù, però poi per correre non ci sono i soldi, cioè veramente è bestiale sta roba, no? Stiamo andando indietro, dai, è così, è assolutamente come dici tu Ezio, ed è così in tutti i settori, in tutti i campi, è un macello. E come hai detto te, la cosa più brutta è che ci sembra di avere il mondo in mano, invece non ci abbiamo niente. No, se ci spogliano, ci lasciano lì, non ci rimane neanche il cellulare, che è una delle cose a cui teniamo di più probabilmente, no? Perché purtroppo abbiamo il cervello annichilito. Vabbè, comunque senti, parliamo di moto, perché ti faccio vedere, la vediamo insieme agli amici, in tanti oggi me l'hanno girata quella foto lì, infatti la vediamo e la commentiamo con Ezio, perché è emblematica, no? Al di là della livrea bella, brutta, è anche carina come colori. Ma ragazzi, quello che appare è quello che a me ha lasciato perplesso nella presentazione di Gresini, cioè che non c'è uno sponsor. Questa comunque è l'Honda ufficiale, al di là della scritta Repsol, no? Che immagino abbia rivisto di parecchio, no? L'investimento andando via Marquez. Qui c'hanno una bella scritta Honda, è vero che loro di soldi non ne hanno bisogno, però ragazzi, i soldi alla fine fanno comodo a tutti. Questo secondo me è un segnale, Ezio, che unito a quello degli altri, e sono parecchi in questa situazione qua, secondo me vuol dire solo una cosa, che sono tutti nella palta, che stanno facendo tutti una fatica pazzesca. E io qua ci metto dentro anche una riflessione su Ducati, con tutto il rispetto che ho per le aziende che sponsorizzano Ducati, ma Ducati come Ferrari, come quei nomi lì, secondo me dovrebbe avere uno sponsor, bam, no? Cioè la moto è Barilla, non so, sto dicendo dei nomi a caso, non capisci cosa voglio dire, era Marlboro una volta, no? E invece evidentemente per mettere insieme i budget devono tribolare un po' tutti. Ezio, cosa hai pensato tu quando hai visto oggi? Ma tu hai toccato il tasto proprio dei tempi nostri, no? Cioè i tabaccai che poi per una serie di cose hanno tolto una pubblicità che è assurda, perché tanto la gente fuma lo stesso, quindi te gli scrivi sul pacchetto quello che vuoi, ma tanto quello fuma. Era quello che faceva tenere in piedi i motori, perché il binomio, diciamo, sigarette e motori, era proprio un binomio perfetto, e c'erano tanti team, dalla Formula 1 a Moto Mondiale, molti erano uguali, Marlboro, HB, Rothmans, Siena, tutti questi nomi qui, che poi da quando sono spariti, piano piano siamo andati giù, perché comunque anche dalla parte dei, diciamo, dei petroliferi o degli sponsor lubrificanti, quello che vuoi,
la Castro, tanti altri che c'erano anche lì. Sì, ho visto un IP piccolino sulla moto della moto di Fausto, però la moto è scarna. La Honda, abbiamo visto che quando mettono quel nome così grande, Honda, capisci che ce li mettono loro, perché come hai detto te, nel mondo sono ancora i numeri uno. Però poi sullo sviluppo e la ricerca, però devi investire, perché tu guarda KTM, Ducati, ma anche se la priglia è più piccola, sulla tecnologia, perché ormai c'è la gara nella gara, devi avere anche dietro determinate cose, perché se spendi i soldi che sono destinati alle corse, cioè se non hai gli sponsor, poi la coperta è corta, perché quello che riguarda la tecnologia, c'è tutto l'investimento sull'engineering, ha un costo dove lo fa l'azienda, ma il team che è in pista con 100 persone che hanno una MotoGP di oggi, tra tutto il baraccone, quei soldi lì devi prendere dagli sponsor, se no sei messo così. È logico che adesso siamo destinati a 3 o 4, solo a 3 o 4 marche. Tra l'altro non c'è più neanche un pilota privato, no? Come una volta si partiva anche in 36, dal 15 indietro si metteva in luce anche qualche altro pilota. Adesso c'è l'ufficiale, l'ufficiale, però ho visto, come dicevi tu, ostrega, un po' di mancanza di nomi che andavano sulla moto, perché la moto, se fa fatica un team come tira quello di, è forse quello che ha trovato qualcosa, però anche il VR è pieno di patacchine, anche la Ducati c'ha un po' di tante patacchine, perché vedo che fanno fatica e loro sono i primi, quindi vuol dire che abbiamo una flessione sicuramente anche per quanto riguarda la visibilità dei Gran Premi, perché comunque è scesa molto in Italia, perché questo è una cosa problematica, e sono saliti a livelli pazzeschi i costi. Quindi costi che alzano, sponsor che non trovi. Io ho, come dico da tanto, probabilmente Espeleta, non dico tutte le case ufficiali, ma sicuramente quei team che conosciamo, che può essere il Cecchinello, il Gresini, l'Aprilia, vabbè che adesso l'americano è forse quello che ha più grano di tutti, perché mi sembra che venga lì a correre con le stelle, strisce, per far scena, ma questo ce li ha, un po' come Marco DS in Moto2 che fa la Superbike con l'host, ma quello ce li ha, ma sono pochissimi di questi, ma quello è fondo perso, perché se vedi anche quelle moto lì di sponsor non ce n'è. Quindi secondo me copre molto, penso Spalletta, perché io non penso, perché non ci sono sponsor da 10 milioni di euro su quelle carene lì. Cioè, per fare una cifra così devi buttare in piedi 10 sponsor da 1 milione di euro, ma 1 milione di euro oggi un'azienda italiana pur forte non la tira fuori per il calcio, figuriamoci per le moto. Quindi un po' di copertura ce l'hanno lì. Però io, guarda, ti dico una cosa, non dico il nome del team, però l'anno scorso a ottobre, per andare a fare il critico, praticamente c'è stata una squadra di un certo livello che ha lasciato a casa, tra virgolette, perché mancava 500-600 mila euro per andare a finire quel budget lì, perché se no non finivano da pagare il mondiale. Cioè, per rispetto non lo dico, però sono miei amici che siamo dentro nel moto mondiale, ci conosciamo. Cioè, tu pensa che poi con 22 gare aumenta sempre di più il cinema che portano i soldi, ad esempio i Gran Premi che vengono adesso, perché i soldi sono più di là, quindi devono andare a prenderli di là. E però se il meccanico, il tecnico, il pilota prende sempre le stesse cifre o anche meno, ma si allunga i test e si allungano anche i Gran Premi, io ho sentito nel paddock, ad esempio, molti meccanici, gente normale, che comunque dice: cavolo, sono preso così perché devo andare a fare, è come se devo fare 3 gare di più e i soldi sono anche meno. Se te da lì vai a capire che dalle cose piccole tu pensa alle cose più grosse, quindi appoggio un po' il tuo discorso. Sì, forse l'unica che ha quel marchio lì, che dà quella sensazione di salute che gli altri secondo me non stanno dando,
è la KTM, no? Perché evidentemente KTM con Red Bull, cioè tu percepisci che c'è, una certa solidità, credo, no, Ezio? Dal punto di vista del lavoro, no? Del progetto, c'è una... Ripeto, poi non vorrei mancare, non voglio mancare di rispetto ad altri brand che investono, però qui c'è l'unificazione, diciamo, del brand con la casa costruttrice, ed è quello che è un po' sempre stato in passato, Ezio, no? Cioè, come dicevi tu prima, quello che correva con Rothmans era il pilota Rothmans, no? E c'era, ma anche solo Rizla, Suzuki, sono dei brand che poi sono rimasti legati in maniera iconica ha una moto e di conseguenza ha un pilota, ha dei campionati, e adesso invece è un casino, cioè immagino stiamo veramente facendo difficoltà, stiamo facendo molta fatica affrontando le difficoltà che poi incontriamo noi invece nella nostra più umile professione, no? Solo che più è grande il business e peggio è. Ma poi guarda che cioè, si riflette tutto partendo anche, cioè, andiamo su, poi se scendiamo la scala arriviamo a te e altri che avevano dei programmi seguitissimi perché erano una figata, era bellissimo, cioè dai, diciamo la verità, ce n'erano tante, ma come hai detto tu, ma se io devo pagare mezz'ora di un palinsesto di una televisione che conosciamo, diciamo privata, e vogliono 150.000 euro per farti fare tre puntate, spiegami come fai ad andare a trovare 150.000 di sponsor nelle moto. Ok, parliamo di moto, e poi dopo il tuo margine, e dove vai a prendere il tuo margine? Cioè, alla fine, è questo il problema che la gente non sa. Cioè, ti dicono, ma Bob non fai più niente, e ma cavolo fa a fare qualcosa? Cioè, dove vai a prendere i soldi? Nella concessionaria? Cioè, capisci che sei ridotto, tra virgolette, che comunque, sì, il pubblico si sta appassionando, ma la nostra generazione, io li sento, cioè, è faticoso andare a mettersi in dove stiamo andando a finire adesso, perché comunque siamo legati a delle tradizioni che non ci sono più, quindi figurati lì. Ma è logico che poi tu parlavi anche della KTM, ma la KTM è cresciuta a livello pazzesco e diciamo che la Ducati è andata dietro, perché la Ducati era forte diciamo nelle moto stradali, la KTM no, la KTM per vendere tanto, per far vedere il suo nome, ha fatto il contrario, ha fatto delle moto da strada, si è messo a fare anche delle auto adesso, ma vende tantissimo e ha preso tanti tecnici che ha dovuto, tra virgolette, rubare nel paddock, o tecnici che sono in giro. Ha una Red Bull dietro che è, cioè la Red Bull è una, cioè gli altri ce l'hanno nostro e poi è finito, non è che ce ne sono come le sigarette 50 tipi, non ce n'è. Quello che mi fa specie è che non ho capito, ad esempio, un uomo Red Bull come era Marquez e una KTM che i soldi, io sarei andato su di lui, perché continuo a dire che la KTM ha un grandissimo collaudatore che è Pedrosa, che sviluppa tanto la moto, e un pilota solo, che è Binder, che va così. Cioè, allora esatto. Se ci sono i soldi lì sarei andato a prendere Marquez io okay. KTM non puoi ragionare che se la moto va cioè vincono le gare, faccio un esempio, grazie a Marquez, no, non è così, perché cioè no, voglio dire quello buono con la moto buona vince, no? Quello buono, quello mezzo buono con la moto buona magari non vince, per cui non è una cosa assurda, no? Quello che io sono d'accordo con te, ti dicono ah no perché sennò vince Marquez, non vince la KTM, no, vince Marquez con la KTM, ed è sempre stata così, no, nel motorsport vince il pilota buono con il mezzo buono, sennò difficilmente vince, giusto? Ma io lo penso così, tra l'altro esaminando un po' la cosa, adesso vabbè stiamo vedendo un po', visto che abbiamo parlato un attimo di Marquez, ma anche lui, cioè voglio dire, se tu non fai una bella stagione con la Ducati, che sei dentro, vai dentro in un pollaio pieno di galletti dove ti possono gestirti come vuoi, perché secondo me se dà fastidio, vedi che quando dà fastidio Martin ci sono delle cose un po' che ti lasciano pensare, non penso che facciano apposta, però ci sono delle cose che come le gomme non sai gestire.
cioè io non avrei mai fatto una scelta così, perché comunque mi butto dentro, sì, con una moto che comunque va, cioè la 2023 puoi vincere anche con quella moto lì, però non lo so, cioè io se, avrei fatto più una scelta sulla KTM, perché era da crescere, l'avrei visto molto meglio lì, era su una moto ufficialissima, uno sponsor che è una vita che è tuo, o c'è stato sotto qualcosa che la KTM non l'ha voluto per il discorso che abbiamo fatto prima, poi non lo so cosa succederà, perché può darsi che Marquez un po' si nasconde, non ha tutta la moto in mano come mm-hmm. sicuramente ha, lo porta un po' in giro, perché se tu mi dici ho fatto una fatica bestia, vuol dire che la moto ti porta in giro, questo è chiaro, stai facendo fatica, quindi lui è un po' come il controllo di Marini, no? Cioè lui ha addosso la Honda con i suoi difetti, quindi logicamente hai quell'impostazione lì, è come Marini che guida una Ducati e deve andare sulla Honda e forse farla tutta nuova, perché qualcosa stanno facendo. Però tornando su prima, la Honda non ha sponsor, a parte quello, andando via Marquez perde sicuramente una parte di sponsorizzazione grossa e poi vediamo cosa fa in pista. Dall'altra parte una scelta un po' così di Marquez che staremo un po' a vedere, anche se poi io penso che lui non è che ci metterà tanto, però per me partirà ad avere, partiamo un po' da quello che abbiamo visto l'anno scorso, io ho sempre Bagnaia un po' più avanti, Martin lì attaccato, Bastianini lo voglio vedere un po' più, vabbè in Qatar ha già vinto, adesso vogliamo fare i test così, magari la moto questa gli piace di più, perché basta che cambia qualcosa, ciò che non ha fatto niente, perché tra l'altro io ti dico, fra un mese comincia il mercato piloti, quelli esatto, che scadono, certo. Quindi, certo, e Bastianini è uno sicuro di quelli, sicuro sì. Dentro, perché sì, magari già l'aprile mi piace di qui di là, però secondo me devi andare quest'anno, quindi si deve mettere lì, già sono quei tre lì, quei tre lì. E poi ci sono sì. Morbidelli, buono, aspettiamo, anche lui è sul fatto di dire o combiniamo o se no è a rischio, siamo fuori, certo. La mia variante per me è Marquez che lì, vabbè, suo fratello, però vabbè, non è che c'è tanta differenza, bisogna vedere la 24 quanto potenziale in più realmente ha di motore rispetto alla 23, che secondo me un po' ce l'ha. Ok, Enzo, però una cosa velocissima, ricominciando qui, hai lanciato tanti argomenti e sono tutti argomenti che voglio approfondire con te e con gli amici che ci stanno seguendo, che sono tanti e li ringrazio veramente con un grandissimo abbraccio. Non vi bacio sulla bocca perché non va di moda, o no, anzi va di moda. Torno no, subito, ci sono le altre sotto. A box, sì, quelle sotto esatto. Vanno sempre bene, quelle lì. Esatto. Wow. Chef, ma in questa ricetta non ci metti il limone? No, chef, perché quando non c'è il limone c'è lo zenzero. Buono, ma dimmi una cosa, che fai dopo mangiato se non ci sta lo spazzolino? Te lo dico io, mastichi Degam. Così finiamo con un bel sorriso. Fuori casa, quando non c'è lo spazzolino c'è Degam. Da JV Cars, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, questa E-Pace Approved, 24 mesi di garanzia, di agosto 2019, soli 101.000 km, la presentiamo a 26.900 euro, la trovate sul sito jvcars.it. Ciao ragazzi, sono Luca di Motoway, concessionario ufficiale Kawasaki, volevo presentarvi questa fantastica Z900 2024 in promozione a 8.990 euro franco concessionario. Moto pazzesca, prezzo incredibile, vi aspetto in concessionaria per provarla. Ciao! Sono due delle grandi novità 2024 targate Fassina. Parliamo di Evo e di R, due brand assolutamente italiani che fanno della tecnologia, della dotazione super completa di optional di serie, il loro punto di forza a un prezzo incredibile. Vi invito a scoprire Evo e di R al Car Village Fassina in via Grassi 98 a Milano. Non rimarrete delusi. Ciao, sono Andrea del concessionario Medeo Moto. Ho qua davanti l'SRT 800 SX nuova, full optional, a un prezzo imbattibile di 9.590, monta di serie, paramotore, cavalletto centrale, manopole riscaldate, sella riscaldata, un 800 di cilindrata che eroga 92 cavalli,
il tutto qua a 9.590 euro. Vi aspetto per vederla insieme. Ciao. Fassina presenta Alfa Romeo Stelvio TI 2002 turbo diesel 210 cavalli chilometri zero, colore rosso, tetto nero spettacolare a 52.800 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Eccole qui le colorazioni 2024 del fantastico XADV. Sono oggi tutte disponibili in pronta consegna, ma solamente da Motostar. Vi aspettiamo, non perdeteli! Fassina presenta Volkswagen Golf Evo 1500 TSI 130 cavalli con soli 30.000 km a 23.600 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Nuova Tracer 7 modello 2024, promozione fino a 1.000 euro per coronare il tuo sogno di andare in sella ad una Yamaha. Motor Times Yamaha ti aspetta a Saronno e a Legnano. Evo Comp Composites produce parti custom e aftermarket in fibra di carbonio per moto Ducati e non, e ti presenta la sua protezione in carbonio per panigale di 4 con scarico Acra. Per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu. Ben ritrovati a Box Gianola con Ezio Gianola. Ezio, tu hai lanciato tante riflessioni importanti sul mercato e motivo in più per aspettarci un bel campionato, e tutti dovranno andare forte. Quest'anno non ci sono alibi. Bastianini in primis, visto che si lega il suo nome a un futuro accordo con Aprilia, che magari è già delineato, ci può stare, però devi darci dentro, non puoi arrivarci da incasinato come è successo l'anno scorso. Io, per quanto riguarda Marquez, già gli amici che ci seguono lo sanno, la mia idea è quella che lui vada veramente in KTM, e che secondo me l'accordo è già più o meno imbastito. Io la vedo così, perché comunque, come hai detto tu, Red Bull ha seguito Mark da sempre, è uno sponsor che non l'ha lasciato neanche quest'anno, perché i 6-7 milioni che lui percepisce da Red Bull sono 6-7 milioni pesanti, perché il logo non compare, almeno per il momento, sulla moto di Gresini. Ezio, per me quel vuoto lì, quando è stata la presentazione, mi ha lasciato perplesso, no? Sapendo che c'erano comunque dei soldi, mi aspettavo comunque una Ducati Gresini con lo sponsor Red Bull. Poi magari arriverà, non lo so, non sono affari che mi riguardano, però di sicuro Red Bull non ha abbandonato Marquez quest'anno, in un anno che lui potrebbe aver definito, leggete tra le righe, come un anno di transizione, per cui un anno che gli serve per tornare evidentemente ad annusare quelle posizioni che secondo lui gli spettano, e secondo tutti chiaramente, ma lui ha voglia di tornare a quell'area lì. Ce la farà, non ce la farà, ce lo dirà la pista, però è vero che Red Bull non l'ha mollato. Red Bull così legata a Marquez e Red Bull così legata a KTM, secondo me il piano è quello di portare Mark insieme ad Acosta, chi sarà, che è sicuramente l'altro nascente, ma su una KTM. Io non lo vedo andare sulla Ducati rossa, dove lo sponsor è il concorrente di Red Bull, se non altro perché sono tanti anni che Red Bull è di fianco a Mark e non l'ha mollato neanche quest'anno, per cui è secondo me è follia, come dici tu, no? Come fai a mollare un tuo sponsor che ti segue da una vita per andare dal concorrente? Non ce lo vedo. E poi secondo me, proprio dal punto di vista personale, la sua sfida sarà quella di andare in KTM per poi battere Ducati, a prescindere da quello che succederà quest'anno con la Ducati. Ezio, guarda, io penso così di Marquez. Allora, intanto, per liberarsi da Honda non è diciamo quello che sappiamo o quello che possiamo ipotizzare, penso di ipotizzare questo, cioè il contratto con un team, diciamo privato, come quello di Fausto, è un contratto di un anno, è un contratto dove secondo me lui non prende neanche soldi, perché non lo possono pagare, quindi si autostipendia in un certo modo, con degli sponsor, come hai citato tu, Red Bull, quelli che sono, perché lui non ha quei problemi lì di soldi, perché è l'unico pilota che comunque ha guadagnato tantissimo, e è anche andato via lasciandone, se ci teneva i soldi, avrà perso anche qualche 10 milioni di euro di ingaggio. Ma detto questo, io penso che lui ha due cose. Uno è recuperare se stesso, che è una cosa. Quello che ho visto nelle prove è che lui deve stare in moto, cadere poco, fare chilometri, provare il fisico e ripartire. Se vuoi metterti, perché sarà difficile vincere un mondiale quest'anno con tutti quelli della Ducati ci sono,
però lui si può prendere le sue soddisfazioni quando sarà al 100%. Ma non penso anch'io, come hai detto tu, che la sua moto nel futuro può essere Ducati. La vedo difficilissima per un tante serie di cose che, vabbè, comunque portarsi a casa lui vuol dire distruggere gli altri, cioè fai fuori Bagnaia, cioè non sarebbe una cosa, cioè già successa quando c'era Lorenzo, cioè tutti questi piloti qua di alto livello che poi succede queste cose qua. Quindi, come dici tu, o lui ha preso già qualche accordo con la KTM, ma poi va in una squadra comunque ufficiale, cioè non puoi, vediamo cosa succede, perché si dicono tante cose, però poi è la pista che dà dei risultati, poi magari diciamo delle cose e ne succede esattamente il contrario di quello che pensiamo. Però come logica, certo, come logica io la vedo così, perché comunque lui deve un po' capire, io penso che abbia perso una percentuale di fiducia al 100% per star lì a vincere le gare. Cioè tu devi cominciare a far terzo, secondo, tutte le gare, lui qualche sprint faceva, poi con la Honda se andava un po' più là, era intero, si faceva male, cioè lui deve recuperare tutta la roba lì a livello mentale e fisico, essere a posto, e io penso che questi test, lui, non è come la Honda quando andava su doveva mettersi là davanti e ogni tanto, spesso, era in terra perché era il suo modo di guidare e la Honda non lo aiutava più da quella parte lì. Quindi quella cosa lì se la tirerà via, probabilmente può andare più forte. Adesso le situazioni che abbiamo visto a Sepang erano anche particolari. Bisogna vedere, quando arrivano a fare la gara fa molto più caldo e tante cose, quindi va bene. Però lui non è che ha preso tanto, ma non l'ho visto ancora al 100%. Quindi vediamo, è ancora uno che ruota intorno a lui tutto quello che stiamo dicendo. E ricordo che poi va nei 31 anni, se vai in una casa ufficiale a 32 anni hai tanta esperienza, però come vedi, quando arriva Pedro Acosta, è come quando è arrivato lui, o quando arrivano, comincia ad arrivare magari qualche giovane, magari che arriva l'Aldeguer della situazione, perché comunque vabbè, che vanno forte così sono sempre pochi. Quindi, cioè, io sono curioso di vedere che cosa farà, che cosa succederà. Lui, perché gli altri sappiamo già che sono già a posto, capito? Gli altri sono i piloti Aprilia, perché comunque anche Vinales, cioè siamo sempre lì, è quel pilota che non è mai scoppiato al 100%, velocissimo, fortissimo, pole position va forte, poi fa settimo, ottavo, cioè uno così è Miller, e diciamo che con la KTM, cioè chi ha il Binder, ecco perché forse bisognerebbe pensare che lui, Marquez, potrebbe andare l'anno prossimo, come dici tu, io lo vedrei bene lì, poi vediamo cosa succede. Sì, prima scrivevano ma ci hanno Acosta perché devono Pierre Marc, ragazzi, la Ducati ha 8 moto con 4-5 piloti che possono lottare per vincere il mondiale, no? Per cui non ha assolutamente senso che il KTM ipotizzi di puntare giustamente su Acosta, come ha ribadito anche Ezio, è uno di quelli, di quei pochi che arrivano e hanno dei numeri per fare quello che hanno fatto i grandi, però Marquez, io lo piglierei sempre Marquez in squadra, no? Per cui non vedo una follia, una mossa folle quella di puntare su Marquez. Secondo me, Ezio, anche Ducati, e Dallinia lo sta bene, punta molto su Marquez per avere un aiuto nel sistemare certi aspetti della moto, perché non pensate, questo l'ho già detto dopo i test di Valencia, perché mi è stato riferito da chi sa, che sia una moto senza nessun difetto, e Marquez in quel test a Valencia aveva identificato immediatamente delle aree che potevano essere migliorate, per cui è vero che Ducati ha dato a Marquez una moto per lottare per vincere, ma Marquez dal canto suo, e l'ha detto anche l'ingegnere Domenicali, no? Nell'intervista a Madonna di Campiglio, Marc ci dirà come poter migliorare la moto. Adesso le parole letterali non me le ricordo, però il senso era assolutamente quello, per cui diciamo che c'è uno scambio. Ma secondo me, Ezio, se loro firmano Bagnaia, come hanno detto in Qatar, lo rinnovano,
Io non vedo sta fretta di rinnovare Bagnaia, no? Cioè, aspetto un attimo, se so che poi tiro su Marquez, ma anzi mi può servire per negoziare un po' di più Bagnaia. Potrebbe anche essere che sappiano già che Marquez va via l'anno prossimo, sanno che è un anno di passaggio, dopodiché va da un'altra parte. Non lo so, altrimenti la fretta di firmare Bagnaia, con tutto il rispetto che ho, non ce la vedo, no? Perché può essere che quest'anno magari gli stiano davanti in tre, magari gli sta davanti di Gian Antonio, magari gli sta davanti... Martina ancora, e secondo me finale campionato andava più forte, e che fretta ho di firmare Bagnaia, non lo so, chiedo ma, ma perché secondo me, cioè, vedi, dentro ci sono un sacco di sfide, non si dice cioè, tutto quello che si dice è tutto da interpretare, perché comunque, cioè, la squadra, cioè, lo squadrone è Ducati, se arrivi secondo con la Ducati è perso. Quindi, cioè, chi, come fanno a arrivare a secondi? Impossibile. Perché se uno è l'altro, quell'altro, questo. Cioè, se te guardi i test nei primi sei, c'è dentro una Aprilia quinta, poi sono tutti, fino a Marquez, sono tutti Ducati. Cioè, e gli altri dove sono? Sì, il passo gara, tutte queste balle qua, ma quando vai forte, che non hai il passo gara, in gara non è che vai piano. Cioè, parliamoci. Esatto. Quello, ma cioè, secondo me Bagnaia è il pilota che è diventato campione del mondo sulla Ducati, è un pilota giovane, è un pilota che ormai è esperto, perché sa gestire un po' tutte le situazioni. Io parto che è il pilota numero uno adesso sulla Ducati, perché comunque vincere il mondiale è difficile, l'ha rivinto con una stata dura con Martin, poi magari era ancora più dura se certe cose non succedevano a Martin, però così è. Però allo stesso tempo sa gestire, va per il terzo mondiale, secondo me ancora più sciolto, quindi diventa difficile battere Bagnaia. Ma qual è l'idea della Ducati interna di voler battere Bagnaia con Marquez? Cioè, non vedo questa cosa qua. Cioè, Marquez lì che va con la Ducati, e vuoi che non va? Cioè, se non va vuol dire che è finito, cioè è finito lui. È vero, perché questo è una cosa che può accadere, però non capisco proprio Marquez va sulla Ducati per rigenerarsi, per riprendere una moto che magari gli dà una fiducia, che cadi meno, lui che comunque deve riabituarsi a stare lì tutte le gare, perché comunque devi fare quello. Ormai il Bagnaia e il Martin così, cosa vuoi che fanno? E corrono per vincere tutte le gare, sono lì, quando ho fatto quarto ho fatto schifo, e quindi cosa vuoi che si mette nel mondiale, si mette dentro una Aprilia, anche una KTM, ma chi? Binder, che fa tutte le gare nei primi tre, sì, ma la moto deve essere una roba fuori delle grazie di Dio, capito? Quindi alla fine si riduce tutto lì. Quello che vogliamo vedere, cioè, alla fine la cosa diversa è solo Marquez sulla Ducati. Per il resto non vedo. Se mi dici che Bezzecchi non va più, che era in difficoltà con la 2023, lo era anche l'anno scorso qualcun altro, Gastianini per dire, e poi c'è, cioè, Morbidelli, vediamo se fa il Morbidelli di qualche anno fa, ma se no il campionato che vediamo è quello che è partito e quello che è finito, appena finito. Quindi sì. Vediamo se tutto quello che succede è per vedere Marquez da qualche altra parte, perché sennò cosa fa lì? Io non capisco, certo, cosa faccia lì. Guarda, recupero il messaggio di The Gap che dice: perdono sicuramente Bezzecchi e Bastianini, Martina in dubbio, firmare subito il bicampione del mondo per uno dei quattro posti ci sta, poi un giovane, due da decidere. Allora, Bezzecchi secondo me faremo vedere, però è già in difficoltà adesso, potrebbe essere che... Non credo sia un aspirante alla moto ufficiale, perché loro comunque gli avevano già aperto le strade, no, per arrivare nel team ufficiale il prossimo anno, facendolo passare da Pramac, moto ufficiale che lui ha rifiutato per stare in VR46. Adesso mi piacerebbe essere un po' nella testa di Bezzecchi, anche se poi Bezzecchi gli fa girare le palle, uno che si scalda, no? che urla, che è, però quando ti passano quei treni lì, Ezio, e tu essendo stato pilota, avendo corso ai massimi livelli, sai cosa vuol dire se ti passa quel treno lì e tu non lo pigli? Il treno può non passare mai più, per cui evidentemente Bezzecchi secondo me non rientra più nei piani di Ducati per l'ufficiale,
avendo già un pochino, cioè avendo rifiutato quel passaggio lì. Bastianini, secondo me, andrà in Aprilia, poi magari sentendo Perna dice beh, lì no, è ancora aperto lì, però secondo me è lì. Martin, io lo vedo in Honda, non lo so io, boh, chi rimane che può insidiare Bagnaia? Poi è un atto dovuto, diciamo, Ezio ci sta, no? Ha vinto due volte il campionato del mondo, MotoGP, parte come favorito quest'anno per vincerlo, me lo accaparro? Sì, però boh, non lo so, ci possono essere delle alternative, forse c'erano, magari non far scappare Martin, non lo so. Allora, qua, allora, allora io prendo Bagnaia perché Bagnaia è due volte vicecampione del mondo e mi dà la sicurezza per combattere, per vincere ancora il mondiale, e non ci piove. La seconda moto è da capire, ci sono tutti quelli Ducati, però come hai detto te, Morbidelli, Bezzecchi, vediamo. Di Gianantonio, Martin, o gli fanno una proposta, ma poi due galli in un pollaio, cioè vediamo Dovizioso, Iannone, Rossi, Lorenzo, queste robe qui. O prendi queste robe qui che dici ne ho due, può vincere uno con l'altro, si possono scannare, perché comunque il contratto sicuramente, quello di Martin, starà alla finestra, ma è l'unico pilota di quelli lì. Se non prendi Martin, ti posso dire un'altra cosa. Ducati potrebbe orientarsi su un nuovo nome, che potrebbe essere un nome alla Acosta, che si chiama Aldeguer, che potrebbe prendere un giovane da tirar su dentro lì. È una cosa che penso io, che potrebbe essere una cosa matta, ma potrebbe essere anche una cosa che o la Ducati, perché secondo me il Bastianini dell'anno scorso per fortuna avevano Bagnaia, però se no per loro è una sconfitta, perché comunque a parte la gara a Sepang, che da lì è andato fortissimo, non si capisce perché poi le altre non è più andato, e che cosa c'è tra Bastianini e dentro della Ducati, cioè come fa ad andare così male Bastianini, che è uno che ha vinto le gare con la moto non ufficiale con il Qatar l'anno prima. Cioè Bastianini era uno che secondo me, quando sono partiti, dicevamo sai che questi se la giocano, poi è successo che Marini l'ha tirato giù a Portimao, però ho sempre visto che ha fatto un po' fatica. Questo è il quadro della situazione, quindi poi magari ci sbagliamo e Marquez l'anno prossimo è il compagno di Bagnaia. Ma non però so, la vedo dura, però sì, giusto, però è già legato a Pramac, per cui il discorso di Ezio è evidentemente ci vedono lungo e inizia questo cammino, no? Che è un cammino che ha sicuramente senso. Ezio, io c'è un'altra cosa prima di lasciarti andare, su cui voglio la tua opinione, che è quello dell'aerodinamica. Hai ancora 5 minuti, li vediamo 4 foto sì. Insieme. Ci dici qualcosa su quell'argomento, perché è veramente molto complicato, e poi ti dico la riflessione che abbiamo fatto insieme ai nostri amici spettatori per i piloti di oggi che si trovano a guidare delle moto che forse non sanno neanche come si comportano. Torniamo subito, un minuto ancora e siamo con Ezio Giannola Borgianone. Wow! Chef, ma in questa ricetta non ci metti il limone? No, chef, perché quando non c'è il limone c'è lo zenzero. Buono, ma dimmi una cosa, che fai dopo mangiato se non ci sta lo spazzolino? Te lo dico io, mastichi Degam, così finiamo con un bel sorriso. Puri casa, quando non c'è lo spazzolino c'è Degam. Ciao ragazzi, sono Luca di Motorway, concessionario ufficiale Kawasaki. Volevo presentarvi la nostra gamma Ninja, a partire dalla ZX6R, alla ZX4RR, alla Ninja 125, abbiamo ancora una 400 bicilindrica 2023, vi aspettiamo per visionare la Motorway. Ciao, grazie. Da JB Cars, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, questa Discovery Sport Approved, 24 mesi di garanzia, dell'anno 2020, unico proprietario, 45.000 km, già mild hybrid, aerodynamic S, IVA esposta, la presentiamo a 39.000 euro, la trovate sul sito jbcars.it.
L'SH350 nelle colorazioni 2023 è in offerta, 5.490 per lo standard più 100 euro per lo sport. Sono inclusi il bauletto originale ed il parabrezza con paramani. Vi aspetto alla Motostar. Benvenuti nella nuova sede di Svezia Car in Via Grassi 98 a Milano, dove troverete tutta la gamma Volvo di veicoli nuovi, veicoli usati Volvo Select e l'assistenza con la consueta qualità Volvo. Vi aspettiamo in Via Grassi 98 a Milano. EvoComp Composites produce parti custom e aftermarket in fibra di carbonio per moto Ducati e non, e ti presenta la sua presa aria pinza freno per Panigale Street Fighter V4. Per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu. Ciao, sono Andrea, Amodemoto di Saronno. Ho qua davanti a me il nuovo Forte 350 di casa QJ, scooter atomico. Partiamo subito dal prezzo: 5.750 euro di scooter con una strumentazione TFT, uno schermo regolabile. Sulla parte anteriore abbiamo un doppio freno a disco con pinza radiale. Parliamo del peso: 180 kg in ordine di marcia, eroga 34 cavalli, quindi uno scooter ottimo anche in autostrada. Vi aspetto a vederlo, Amodemoto di Saronno. Fassina presenta Audi A5 Sportback Business S-Tronic col 2000 turbo diesel, 150 cavalli, cambio automatico, garanzia 24 mesi a 29.900 euro. Per la tua auto scegli Fassina. MT10 e MT10 SP, 160 cavalli in promozioni con fino a 2.000 euro di supervalutazione per cambiare il tuo usato oppure per accessoriarla come meglio credi. Siamo a Saronno e a Legnano, Motor Times ti aspetta. Ciao! Ezio, stavo riflettendo un attimo su quello che è successo in Ferrari, no? Con Leclerc che ha rinnovato e dopo 3 giorni, un giorno gli hanno detto che arriva l'anno prossimo Hamilton, ed è una cosa che non, al di là di quello che lui dice, è bello perché mi confronta, masticarsi, ma quando ti mettono in squadra uno come lui, no? O se a Bagnaia mettessero di fianco, ma sì, dici nell'intervista che bello, sono contento perché se lo batto, no? È quello, no? Che ti viene da dire, perché devi dire così. Ma dentro, quando poi vai a casa, ci pensi, no? Che c'hai una bega, anche perché in questo motorsport qua, in Formula 1, in MotoGP, non è più solo il pilota, ma se, come sembra e come vi stiamo dicendo in questi ultimi giorni, il disegno in Ferrari è quello di portare un gruppo che possa creare una Ferrari finalmente vincente, no? E allora dopo ci pensi, mi dici, ma perché non l'hanno fatto sto meccanismo con me e hanno portato qua Hamilton che si porta dietro Pinco, Pallino e Ciciro, capito? Dici, poi il tarlo nella testa ti viene, no? Per cui è un altro dei motivi che mi porta a pensare che sia difficile. Se rinnovano Bagnaia e poi gli pigliano market ufficiale, non lo so, non ce lo vedo. E poi continuo a vederlo che va col suo sponsor in KTM. Scusami Ezio, la divagazione, adesso andiamo sull'aerodinamica. Non so se volevi aggiungere qualcosa su questa cosa di Hamilton, se ti piace o meno, però il discorso può essere paragonato ai due. Ma guarda, quella cosa lì, anche quella cosa lì è... Ma, cioè, da dove vengono fuori queste cose non lo so cosa ci sia sotto, perché da una parte io penso che Hamilton via dalla Mercedes, chi lo prende? Nessuno, cioè, non è d'accordo come ha fatto Alonso con tutto rispetto, ma vai alla Ferrari perché comunque c'è, cioè, la Ferrari è un nome di cui vai a 41 anni, se poi martella Leclerc che ne ha 20 in meno, si deve buttarsi giù nel Porto Vecchio di Monaco, perché se no, cioè, è proprio così. Poi che hanno bisogno di fare tutto sto cinema qua, non lo so, boh, io per me non so dirti a livello, io parlo a livello di risultati del pilota, questo ha vinto tanto, ho ancora la gran voglia da dentro di schiacciare il piede e dimostrare. E va bene, vediamo, non so dirti, forse c'è bisogno un nome anche così la Ferrari, perché comunque sembra che Leclerc non sbocci mai, è un pilota Ferrari, ma non è quel pilota che ti è rimasto dietro come tanti piloti nella Ferrari, anche se non hanno vinto tanto, capito? Quindi probabilmente Hamilton porta qualcosa, è uno che vince così tanto, vabbè. Poi sì, staremo a vedere anche lì, però intanto porta tutto, c'è da correre ancora un anno. Sì, sì.
Vero, vero, vero. Allora, Ezio, cosa hai pensato quando hai visto queste immagini, le foto di questa aerodinamica super, super esasperata, quando hai visto le foto dell'alettone anteriore in stile Formula 1, probabilmente sviluppato da KTM in abbinata a Adrian Newey, che pare abbia dato delle indicazioni. Sono ancora moto, riesci ancora a vederle come delle moto, e che tipo di difficoltà secondo te incontrano i piloti che probabilmente non hanno nessuna esperienza, no, su degli effetti aerodinamici riportati sulle loro moto? Ma guarda, io ho sempre detto una cosa, cioè perché l'ho anche provato con stando a lavorare con non solo in un team ma con degli ingegneri. Allora, la moto la costruisce l'ingegnere, questo è un dato di fatto, cioè tutto il resto è una messa a punto in pista con dei tecnici e gente che ha tanti anni sulla schiena, dai telemetristi ai capotecnici a ingegneri vari. Però poi questa cosa la devi sviluppare gli ingegneri. Quindi, cioè, io sento tanti che dicono ma togliamo l'elettronica, ma togliamo l'aerodinamica, ma non è più una moto. Però se te spingi una moto a 370 all'ora, primo non puoi togliere l'elettronica, secondo non puoi togliere queste appendici, perché diventa pericolosissima la moto. È logico che ci sono i circuiti che adesso a quella velocità lì, tanto è vero che tipo San Donato, così ho sentito dire che ampliano, perché è logico, ma questa cosa qua chi mette in giro la voce che non va bene? Cioè, i piloti non sanno niente, saltano sulla moto, guidano una moto che a livello di numeri dà sulla carta questo responso, che poi andiamo in pista a provarla. Però non è che è una roba così campata per aria. Cioè, io penso, se togliamo queste cose a questo tipo di motore, non puoi guidarle quelle moto qua. È inutile che dici che sono pericolose, ma senza, ma è peggio, perché questa roba qua è una cosa che va in giro un po' così. Però a me piacerebbe fare un discorso con loro, non so se mi senti perché ballo come una libella. Ti sentiamo bene, vai. No, perché a me piacerebbe invece fare questi discorsi non da bar con opinionisti o così, ma avendo loro i tre o quattro forti che parlano di questa cosa. Cioè, tu senti la linea che ti dice: ah, ma ho sentito dire che questa roba qua da voi esterni non va bene, vabbè, la tiro via. È logico che portano tre o quattro carene, perché sulla galleria del vento ci sta in una posizione. Quando la moto si muove ha tutto un altro l'effetto suolo che fa, perché fanno degli effetti suoli anche loro. Ce li hanno perché deve essere così. Poi abbiamo sentito qualche pilota che si lamenta dicendo: ah, con questi alettoni la moto è inguidabile. Cioè, io ho sentito Martin che ha detto: ma la carena 24 mi sembra anche meglio della 23. Non è che ha detto la carena 24, cioè, non si può mettere. Cioè, questo è il punto. Cioè, io vado dietro che a quello che sono loro che fanno le moto. Il pilota la deve guidare e dire: va bene o va male, ci sono già i collaudatori. Non sono d'accordo con quelli che dico: togliamo tutto, però lasciamo quel telaio lì, gli abbassamenti, le robe lì. Allora, certo, ho sentito dire da Espeleta che nel 2026 toglieremo o fermeremo un po' quella linea qua. Però questa linea qua non è Espeleta che lo dice, sono gli ingegneri che dicono cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, perché un regolamento non è che si fa così alla cazzo, cioè io quando sento quelli che dicono dove stiamo andando a finire, ma questo va di pari passo col tempo di questa moto, la Formula 1 va di pari passo di quella cosa, perché è lì il punto. Poi dopo magari stiamo andando più in là, certo che se vai ad Andrew New a portargli la KTM, te la guarda un po', ti dice: beh, siccome siete indietro 10 anni alla Formula 1, ti do 3 dritte per migliorare cosa? Cos'è che vuoi migliorare?
e quando freno la moto si muove, quando accelero si impenna. Bene, facciamo questa linea, perché uno così cioè fa paura. Ma è per migliorare o perché dobbiamo fare la gara per chi fa la carenatura più bella o meno bella? Cioè, questo è il punto. Cioè, io mi fido degli ingegneri, mi fido di quello che vedo da linea, e vedo i giapponesi che corrono dietro a noi europei, cioè corrono dietro alla Ducati in primis, alla Aprilia e anche alla KTM. Ma la gara è nella gara, è tutta una gara, però non penso che siamo fuori di testa, perché se no ci sarebbe qualcosa che non va. Cioè, la tecnologia non va di pari passo come guida il pilota, cioè il pilota scenderebbe e dice: oh, ma siete matti, mica sono scemi. Cioè, ecco che tutte le cose che si dicono in giro, un po' campate per aria, e la scia, mica la scia, sono pericolose. Certo, sono pericolose, se gli va a 2 centimetri dalla coda dietro, ci credo che è pericoloso. Cioè, è normale, però non sarebbe più pericoloso se quando sei inclinato che devi andare a pinzare davanti prendi una ventata, o l'aria non è fatta in un modo che a 350 all'ora la moto non sta attaccata in terra, perché questo è il punto. Quindi io sono un po' più dalla parte di chi fa le moto, le sanno fare le moto, e sanno fare tutto. Poi se a certi non gli va bene questa roba, ma è per sentito dire o hanno qualcosa da dire loro? Che abbia senso però, Certo, no, hai ragione, io infatti la penso come te, nel senso che loro sanno, chi le fa sa come si fanno, e a maggior ragione, ragazzi, quelle notizie che abbiamo dato l'altra sera con Brusco e Garavini, che l'aerodinamica di Ducati ci ha rivelato Massimiliano Garavini, viene fatta gli ex stabilimenti aeronautica Caproni a Predappio, in una galleria del vento sotterranea, un posto cioè, questo testimonia che chi la fa e chi la segue, chi segue lo sviluppo, è gente che sa di cosa parla, no? La mia domanda, infatti, a te, Ezio, era quella: consapevole del fatto che l'aerodinamica fatta, come abbiamo visto dagli ingegneri, da chi sta studiando l'aerodinamica sulle moto, funziona, ma i piloti sono in grado di capire come funziona nello specifico quella roba lì? Perché non hanno il background, no? Forse in macchina è più facile, non lo so, o comunque c'è sempre stato più un'attenzione all'aerodinamica, ma in moto chi non le ha guidate, cioè adesso dici che sono consapevoli di qualsiasi tipo di reazione possa avere la moto? Ma secondo me è l'evoluzione anche del pilota, cioè il pilota si adegua in base alla moto che ha, cioè è logico che se te prendi un pilota di oggi e lo metti sulle moto che usavamo noi, cioè questo qua scende e dice: ma voi siete scemi, cioè come fai? Però erano più pericolose secondo me quelle che della nostra generazione, perché comunque erano meno sicure, cioè ma veramente. Poi certi quando c'erano due tempi non ti dico, però io sono sempre dell'idea che le cose sono fatte, sono studiate, e poi il pilota quando non lo so, ma io Bagnaia o Martin l'anno scorso non ho mai sentito dire: sì, ho vinto la gara ma la moto era inguidabile e davanti non teneva, o robe sì, sono matte, faccio guidare. No, il problema sono le gomme, che magari le gomme non sono di pari passo all'aerodinamica, alla ciclistica, all'erogazione e tutta l'elettronica. Quelli sono stati un problema che deve mettere a posto la Michelin, non la carena. È che non puoi avere una moto in partenza che quando apri continua a fare i 360 la gomma. È quello lì il problema, non la carena o l'elettronica, capito? Cioè, perché lì è incontrollabile. Certo. Questa è un po' la situazione. Dopo tanti, ognuno dice un po' di cose, però io sono sempre dalla parte, avendo lavorato con dei ingegneri, cioè tu puoi indirizzare una linea, ma la linea che devi indirizzare può essere l'erogazione del motore, perché il pilota sente quando va a aprire il gas i buchi che fa un motore, come è la gamma del motore, come gestisce l'elettronica col motore. Così l'aerodinamica è una cosa che sente nel momento in cui la moto deve essere tutta perfetta, capisci? Perché se abbiamo tutto perfetto, poi abbiamo gli alettoni che vanno in su, allora
tanto male, capito? E, no, e questo è un po' il punto. La dinamica si attiva in determinate condizioni, cioè giustamente come dicevi te, lavora cioè un certo tipo di ala lavora in una condizione che magari è un tratto della pista, cioè nel complesso cioè, va anche capito dove, come, quando la moto si comporta in un determinato modo, no? Rispetto a un altro, per cui quello, mentre prima era quella moto lì che dovevi gestire tu magari in una curva, Ezio me lo dici tu, col gas, qui invece no, non sei più solo tu col gas, perché magari in quel curvone lì a destra, da quinta marcia o sesta piena, hai l'aerodinamica che influisce in un certo modo, per cui è vero, è il loro lavoro, ci arrivano, però forse non è più lo sport, no, al quale erano abituati loro e magari anche a quello a cui eravamo abituati noi a guardare, per cui è l'evoluzione. Vabbè, ma Bob, cioè, noi siamo nati, abbiamo visto, cioè, le generazioni di Agostini o ancora prima, cioè, io le guardo perché secondo me più andiamo indietro peggio erano. Cioè, questo è il punto, cioè, andavano ancora all'Isola di Man, certi posti con delle moto che secondo me fino a una certa velocità, non ti, magari fino a 300, 320, può anche non darti una carena tanto fastidio, non so, sei nei limiti, ma quando vanno 40 km in più nello stesso punto, le cose cambiano. Quindi non penso che loro fanno delle cose dove non sono adeguate a quello che stiamo facendo, perché quando correvamo si arrivava con una 500 due tempi, si arrivava a 280 alla San Donato, al Mugello, adesso arrivi a 360, la pista è sempre quella, scollina sempre uguale, frenano sempre a 220 metri, ti devi frenare, devi fermarti, cioè, non è che basta solo che tiri 15 bar, cioè lì ci deve essere tutto un complesso, e secondo me loro sono bravissimi a fare anche questo. Poi ci sono quelli più bravi, meno bravi, e per dire, una volta noi correvamo dietro i giapponesi, adesso loro corrono dietro a noi, è semplice. Però io sento tanti, Bob, che mi sembra che dicono delle cose tanto perché le sentite dire, ma non è così. Semplice. Va bene, Ezio, è volata questa puntata, Borgianola, bellissimo ascoltarti, tanti gli amici che stanno ancora scrivendo e questi argomenti andranno avanti per un bel po'. Io ti lancio già l'invito, se avrai voglia settimana prossima mi dici tu come, dove, quando, e noi ci siamo, perché è un piacere ascoltarti. Ringrazio quelli che sono stati collegati per la diretta e tutti gli amici che invece guarderanno la puntata sul canale. Ezio, un grande abbraccio, un saluto a tutti. Grazie ragazzi, e ci vediamo voi presto. Che ti vendo. Grazie. Vuoi che ti venda le coppe che c'ho dietro? Perché anch'io ultimamente mi metto a vendere le coppe che vedi dietro, Mugello, Suzuka, le vendiamo. Io volevo chiederti se avevi bisogno di qualcuno al bar, che venivo lì a fare dei cappuccini, che sono abbastanza bravo, per cui più o meno. Comunque, guarda che fra un po' i team che hanno le MotoGP, quelle di qualche anno, sarà meglio che cominciano a vendere con qualche pezzo in meno a 300 o 400 mila euro, e ci sono quelli che hanno i soldi per prenderle, almeno fai stare in piedi i team. Non gliele lasciano mica, almeno quando io ero lì dovevano restituirle tutte, non credo che gliele lascino, Ezio, però hanno, sai, magari prendi giù qualcosa e dici, oh, lasciami qualche cosa, qualche telaio, qualche carena. Hai ragione, magari qualcuno lo sta già facendo. Grazie. Moto2 lo fanno, però non è la stessa cosa. Esatto. Ciao ragazzi, grazie ancora. Ciao Ezio. Wow. Chef, ma in questa ricetta non ci metti il limone? No, chef, perché quando non c'è il limone c'è lo zenzero. Buono, ma dimmi una cosa, che fai dopo mangiato se non ci sta lo spazzolino? Te lo dico io, mastichi Degam. Così finiamo con un bel sorriso. Fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam. Ciao ragazzi, sono Luca di Motoway, commissario ufficiale Kawasaki. Volevo presentarvi questa fantastica Z900 2024 in promozione a 8.990 euro franco concessionario. Moto pazzesca, prezzo incredibile. Vi aspetto in concessionaria per provarla. Ciao! Da JB Cars, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, questa Velar
2000 diesel 240 cavalli R Dynamic SE, unico proprietario dell'anno 2020, soli 31.000 km IVA esposta, la presentiamo a 57.000 euro. La trovate sul sito jbcars.it. Ciao, sono Andrea, amo moto di Saronno, ho qua davanti a me il nuovo Forte 350 di casa QJ, scooter atomico, partiamo subito dal prezzo, 5.750 euro di scooter, con una strumentazione TFT, uno schermo regolabile, sulla parte anteriore abbiamo un doppio freno a disco con pinza radiale, eroga 34 cavalli, quindi uno scooter ottimo anche in autostrada, e vi aspetto a vederlo, amo moto di Saronno. Sono due delle grandi novità 2024 targate Fassina. Parliamo di Evo e di R, due brand assolutamente italiani che fanno della tecnologia, della dotazione super completa di optional di serie, il loro punto di forza a un prezzo incredibile. Vi invito a scoprire Evo e di R al Car Village Fassina in via Grassi 98 a Milano. Non rimarrete delusi. Fantastico Neos in tutti i tre colori, bianco, nero o acqua marina, in offerta il modello dual battery, quindi con due batterie, a 2.999 euro. Premia la tua mobilità da Motor Times, Saronno e Legnano. Fassina presenta Citroen C3 Aircross Fill, 1.2 benzina, 110 cavalli, chilometri zero, full optional a 18.900 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Non poteva mancare la Honda 750 nelle offerte invernali di Motostar. Il prezzo è veramente interessante, 7.500 euro franco concessionario. Vi aspettiamo da Motostar. Fassina presenta Fiat 500 Lounge, 1000 benzina, 70 cavalli con soli 22.000 km, con Bluetooth, climatizzatore, smartphone mirroring, garanzia 12 mesi a 15.600 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Gamma Fantic Caballero 500 in pronta consegna con sconti fino a 800 euro. Ti aspetto da Kimoto.